spada e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare e la voglia di volare forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera per dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle vostre o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché ti direi qual era. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria è tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e che deputati. Pensa che momento proprio mentre io sto cantando stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, vada loro e non ti preoccupare, sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Se ti conviene bene, io più di tanto non posso fare. Gli impresari di partito mi hanno fatto un altro invito, mi hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale, che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazze ed incosciente, sono irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerà normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Perché è l'unica illusione di quella della realtà, della ragione. No a quelli malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. È così e se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola vi urlerò, non c'è paura. Che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.